Abbiamo appena finito di parlare di protesi in uno dei nostri incontri e ci ritorniamo sopra per una domanda un po' specifica di Antonella che mi dice: ho una protesi al seno che trasuda e di conseguenza il linfonodo ascellare con il linfonodo ascellare è infarcito di silicone, sono infarcito di silicone. Allora, uno degli effetti collaterali che può capitare mettendo le protesi al silicone, a parte i due più noti, che è la contrazione capsulare, hanno spiegato, e se ne abbiamo parlato tante volte, ho pubblicato adesso un nuovo lavoro, magari troveremo l'occasione per parlare con uno specialista, per un'intervista con uno dei miei aiuti, il dottor Nicola Rocco, che ha seguito molto la letteratura. Sono la rottura delle protesi, che vi ho spiegato molte volte, che è rara anche quella, e che nei primi 5 anni, nel 90%, è per un involontario indebolimento causato durante l'intervento e nell'80% invece fino ai 10 anni, sempre questo indebolimento, e quello che si chiama leakage o gel, bleeding gel, e il silicone che c'è all'interno, o trasudazione, come invece è chiamato Antonella. Una cosa rarissima, oggi le cose sono fatte in tre strati, di cui la quella interna è impermeabile, per cui è raro, però alcune donne, probabilmente per un loro sistema di interazione con la protesi, hanno come un'attrazione delle micromolecole, e queste micromolecole sfuggono attraverso le membrane. E infatti, perché arrivano i linfonodi? Perché sono micromolecole, per cui sono talmente piccole che possono entrare anche nei vasi linfatici o ematici e arrivare al linfonodo, generalmente i vasi linfatici. E per cui si ritrovano, si aggregano lì tante piccole microparticelle, ma parliamo proprio di micro, vuol dire più piccole quasi di una cellula, adesso esagerando, però che arrivano poi al linfonodo, che è un po' i linfonodi sono gli spazzini, no? Nelle varie zone del nostro corpo, e si accumula e può avere un linfonodo senza la rottura della protesi. Questo ci può stare, ripeto, è rarissimo, però se sicuramente l'avranno fatto, gli diedero durante la spiegazione, il libretto delle protesi della compagnia che produce la protesi che è stata usata, nel vostro caso c'è scritto proprio anche questa possibilità della trasudazione, ma ripeto, è veramente un evento raro. Purtroppo c'è, non c'è nulla da fare, nel senso che fortunatamente non succede niente al suo linfonodo, lo lasci lì. Si può fare cambiare la protesi, ovviamente, se diciamo la quantità di silicone è tanta, e verificare che non succeda più sostituendolo, per cui con un controllo molto attento. Altro non si può fare. A presto.